Il calcio rimarrà imprevedibile anche se siamo stati invasi dai dati statistici, come è stato invaso tutto il mondo. C'è da fare una distinzione, c'è il dato, diciamo, fisico. Esempio, i giocatori sono monitorati per quello che riguarda l'aspetto fisico, noi stessi li monitoriamo durante l'allenamento e riceviamo dai dati delle informazioni molto molto interessanti. Dopo c'è l'altro aspetto che è il dato tecnico che a mio parere non ha molta rilevanza. Non c'è una correlazione diretta tra il dato statistico e il risultato. Per esempio, una squadra che fa più possesso palla o fa più tiri in porta o fa più cross, non è detto che poi alla fine vinca la partita. C'è solo un dato statistico che è correlato con il risultato, i gol fatti e i gol subiti.